Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato mattina da parte mia e da parte di Luca Greco. Ciao Buongiorno. ragazzi, ciao a tutti. Buongiorno a tutti del gruppo Imprenditori d'Eccellenza. Allora, come ogni sabato, eccoci qua a intervistare uno dei 57 protagonisti del libro che sta veramente andando alla grande. Ieri c'è stata un'altra bella presentazione a Bologna e insomma c'è grande soddisfazione, c'è grande fermento per questo libro, per queste storie inedite, per queste storie di imprenditori che formano la spina dorsale dell'economia italiana. Luca Greco, Filtreco. Allora, Luca, racconta un po' la tua storia, facci capire un po' quali sono i tuoi fattori critici di successo. Ok, allora io sono Luca Greco, la mia azienda è la Filtreco. Io nasco come un artigiano in realtà, no? Quindi sono diventato sostanzialmente imprenditore, non... ci è voluto un po' di tempo. Quindi nasco, diciamo, a livello artigianale nel 2006 aprendo una partita IVA come tecnico d'automazione industriale, quindi sostanzialmente ero un elettricista industriale. E piano piano quindi mi evolvo nel settore appunto industriale fino poi ad arrivare nel 2009 dove creo la Filtreco come la conosciamo oggi, o meglio, all'inizio si trattava di un'azienda che offriva il servizio di filtrazione dell'olio da frittura nei ristoranti, nei fast food. Successivamente mi viene chiesto di fornire dei macchinari che filtrano quest'olio e piano piano inizio quindi a costruire delle macchine vere e proprie per filtrare l'olio da frittura. Dall'olio da frittura si passa quindi ad altri tipi di oli in altri settori, quindi nel settore ambiente, nel settore industria e poi successivamente metalmeccanico. E quindi dalla filtrazione del solo olio si passa poi ai liquidi industriali, quindi alle emulsioni, ai liquidi di processo, fino addirittura ai liquidi alimentari che anni prima non mi sarei mai sognato di dover filtrare. Anche liquidi molto, molto strani, nel senso che ci chiedono di filtrare, che ne so, ovviamente io parlo di filtrare, oggi non facciamo più il servizio, oggi costruiamo gli impianti, no? Quindi ci chiedono impianti per filtrare, che ne so, il grasso animale, l'olio di palma, il cioccolato o le vernici. Adesso recentemente ci è stato chiesto di filtrare una sostanza chimica con cui poi vanno a produrre sacchetti biodegradabili. Quindi tutte cose un pochino particolari. Poi ovvio ci sono anche impianti molto, molto semplici che filtrano cose comuni come, che ne so, dal gasolio all'olio idraulico. Per cui pian piano si è sostanzialmente diversificato sui vari liquidi. Il mercato ci ha visto come un'azienda innovativa che è in grado di produrre l'impianto a seconda delle loro esigenze, a seconda di quello che loro devono filtrare, devono trattenere, devono recuperare. La svolta poi c'è stata nel 2016, quando abbiamo vinto il premio Innovazione, grazie appunto ad un filtro particolare che era in grado di autopulirsi, autorigenerarsi e allo stesso tempo lavare anche il liquido che stava filtrando. Questo per inizialmente era stato creato per un'azienda chimica. Adesso lo proponiamo anche nel settore metalmeccanico. Per cui diciamo che l'innovazione, dal mio punto di vista e per quanto riguarda la mia azienda, è stato il cardine di tutto. Cioè, se non avessi innovato, probabilmente in questi anni sarei rimasto un elettricista, detto proprio in termini molto, molto pratici. Questa innovazione in realtà continua, stiamo depositando in questi giorni un brevetto per un impianto che andremo a presentare in fiera alla Mexpe, e così con altre cose. Diciamo che oggi stiamo cercando di industrializzare e di produrre in serie quello che in questi anni abbiamo fatto invece a livello, diciamo, artigianale, se visto, diciamo, dalla parte più nobile del termine, non, per cui si sta lavorando bene, ecco. Sei contento, insomma.
E il passaggio ad imprenditore, come lo puoi descrivere, insomma, per chi sta vivendo questa trasformazione da dipendente o altro a fare l'imprenditore, a essere totalmente responsabile della propria attività? Allora, diciamo che la mia situazione è un pochino, penso anomala, però, mio Dio, ci saranno sicuramente tante persone che si stanno trovando oggi nelle condizioni in cui ero io. Io da lavoratore dipendente ho lavorato molto, molto poco, cioè io ci ho lavorato più o meno 6 mesi, quindi ho finito le scuole, ho fatto il servizio civile e il militare, dopodiché ho trovato impiego, e purtroppo l'impiego che trovai a giugno, finito il servizio civile, in realtà andò male perché l'azienda per cui lavoravo iniziò a non pagare, iniziò ad avere problemi, per cui mi ritrovai senza lavoro a dicembre. A dicembre poi presi la decisione di aprire la partita IVA a gennaio. A gennaio mi ritrovai a fare sostanzialmente il dipendente conto terzi con partita IVA. Per cui io nasco da artigiano e i miei punti di riferimento da sempre sono altri artigiani che come me allora erano un attimino più grandi ovviamente rispetto a me, però io mentalmente sono un artigiano sostanzialmente. Questo in qualche modo frena, no? Un attimino quello che sono poi le prospettive future. Tutta la mia cerchia erano cerchie di artigiani che in qualche modo facevano il mio lavoro o facevano le cose come le facevo io. Poi ad un certo punto ho capito che se fossi rimasto artigiano sotto ogni aspetto della mia vita professionale, probabilmente sarei rimasto tale quale, non avrei potuto evolvermi, sia a livello personale che professionale, ovviamente. Certo. E così alla fine, piano piano, mi sono ritrovato a cercare come modelli e come punti di riferimento altri imprenditori, che io purtroppo non conoscevo e non potevo neanche conoscere perché non arrivo da una famiglia di imprenditori, arrivo da una famiglia di operai. Non ave tutti i miei amici sostanzialmente erano tutti dipendenti, non avevo nemmeno amici artigiani, no? Per cui per me è stato molto difficile trovare dei punti di riferimenti validi e così poi pian piano sono arrivato ad Osa sostanzialmente. E sei approdato in una community? Esatto, sono approdato in una community di imprenditori, tutti diversi uno dall'altro, nel senso che non è che ogni imprenditore, cioè non è che tutti fanno lo stesso lavoro, non è che sono tutti professionisti che producono tutti la stessa cosa o gli stessi servizi. Per cui diciamo che c'è, io ho trovato veramente il professionista quasi in ogni settore della mia vita professionale. Non a caso, per esempio, chi ci sta stilando oggi il nostro brevetto è un cavaliere Osa. Quindi diciamo che oggi ho dei punti di riferimento diversi da quelli che avevo 5, 6, 7 anni fa. E devo dire che sono, cioè, io li vedo comunque migliori a me, no? Per cui, cioè, ho solo da imparare. Per cui mi sento come un bambino che arriva alle giostre, del paese dopo aver passato l'inverno in montagna, no? Quindi Luca, a parte che tu sei molto ricettivo, quindi sei un imprenditore con la mente aperta, sei un imprenditore che, insomma, voglio dire, è molto disponibile a modificare, a migliorarsi. Ma cosa hai trovato di diverso nella community Osa rispetto a tutto il mondo della formazione che tu conosci molto bene, perché hai fatto molte altre, diciamo, percorsi di formazione. Cosa abbiamo di differente noi? allora, di differente nello specifico, secondo me, allora, a parte che Osa è unica nel suo genere, nel senso che non c'è, secondo me, qualcosa che equivale ad Osa. Quello che io, per esempio, apprezzo molto di Osa è che è tutto molto smart e veloce, ovvero, quando si viene ad una serata in Osa, io personalmente prendo degli spunti e questi spunti ovviamente cerco di metterli in pratica, anche se non è poi così ovvio, però il fatto che mi venga dato uno spunto fa sì che io diventi in qualche modo proattivo.
perché quando mi viene detto tutto subito, come dire, quando un argomento viene, a parte che nessun argomento può essere spiegato in pochi minuti, però in generale, se ti fa, se, cioè è giusto che io approfondisca quello che a me realmente interessa, è quello che interessa alla mia azienda, non a prescindere qualunque cosa. Per cui diciamo che osa in questo, secondo me, ci azzecca. Per cui nello specifico posso dire che osa tranquillamente è in grado di attuare una trasformazione nelle persone, addirittura a livello mentale, sempre parlo a livello professionale, no? Per cui il fatto che io da artigiano stia diventando un imprenditore. Deriva anche da questo, cioè osa in grado di darti gli spunti per far trasformare la tua azienda in una piccola azienda artigiana ad un'azienda industriale, non più quindi artigiana. Tutto questo semplicemente dandoci degli spunti, spunti che io sinceramente molte volte approfondisco, altre volte meno, semplicemente perché non riguardano nello specifico la mia attività. Per cui, per fare un esempio concreto, LinkedIn l'ho approfondito molto, io sto lavorando tantissimo su LinkedIn, sto postando 3-4 post alla settimana, alcuni lavori li prendo attraverso LinkedIn, altri professionisti li incontro grazie a LinkedIn. Per cui, per esempio, LinkedIn nel concreto mi è stato fornito lo spunto, poi ho approfondito per conto mio. Quali sono stati, Luca, gli altri argomenti che ti hanno colpito che abbiamo Allora, trattato? argomenti sicuramente il book finanziario, cosa che io proprio non conoscevo, detto tra noi. Cioè ci sono cose che l'artigiano normalmente non è portato nemmeno a conoscere, no? Semplicemente perché si trova in alcune dinamiche per cui alcune cose non servono neanche, ecco, molto, molto praticamente questo. Per cui, che ne so, il book finanziario, il rapporto con le banche. Io ho un buon rapporto con la banca, grazie a Dio, con le banche, grazie a Dio da sempre, nel senso che ho comunque un buon rapporto. Però le banche con cui io collaboro e con cui ho collaborato sono sempre stati dei piccoli crediti cooperativi, eccetera. Il fatto che io debba adesso mettermi in confronto con delle banche, diciamo, molto più grosse, non è poi così scontato, no? Perché oggi so cosa piace sentirsi dire a queste banche, che è diverso dalla banca piccola, dalla banca popolare o del piccolo credito artigiano cooperativo con cui ho sempre collaborato, che ovviamente mi sono rapportato in questi anni. Eh sì. Prima Luca hai accennato alle call to action. Spieghiamo ai nostri amici del gruppo Imprenditori di Eccellenza cosa sono le call to action, perché tante volte magari le sentono e non. Allora, semplicemente sono le cose da fare che potenzialmente, se fatte subito, ti portano ad avere valore. Una piccola call to action, allora, le call to action derivano ovviamente dall'argomento trattato, per cui se stiamo parlando di LinkedIn, la call to action è per esempio, verifica il tuo profilo LinkedIn, mettilo a posto e inizia a postare un post. Ho già detto tre call to action senza fare apposta. Per cui la call to action sostanzialmente è co cosa fare, ma fin da subito a livello operativo, quindi non ci penserò oppure ah boh, poi vediamo o ci devo pensare, vedremo, cioè il procrastinare. Io normalmente le call to action, quelle importanti che secondo me sono potenziali per il mio business, le attuo subito. Ovvero il giorno dopo, anche perché una volta attuate, sinceramente, hai dato il là, Eh sì, eh sì, dopodiché eh si parte. sì. Luca, rispondiamo a Diego Settanni che dice: che banca consigliate per partire con una nuova società? Diego, allora oggi il mondo, se tu devi partire con un'azienda, con una startup nuova, il mondo delle BCC è un mondo ancora flessibile, che ti offre sicuramente la possibilità di avere un rapporto basato anche sulla persona chiaro, diciamo, no?
Quindi guardati le BCC che ci sono, la call to action per te è guardati le BCC che ci sono intorno alla sede operativa della tua società che vuoi lanciare e poi chiedi colloqui, eccetera. E in ogni caso, Diego, vieni in Osa, vieni una serata che l'argomento banche è trattato molto, molto, molto bene. Esatto, confermo quanto dice Mirko, tanto è vero che io un po' per caso, un po' per fortuna mi ritrovai ad avere la prima sede della Filtreco accanto a un credito cooperativo, per cui un po' per comodità fu la mia prima banca, ce l'ho tuttora. Il credito cooperativo aiuta molto quello che sono le iniziative degli artigiani, dei piccoli imprenditori. Proprio perché sono sviluppati ad ascoltare appunto le argomentazioni dei piccoli imprenditori e vanno benissimo. Io la mia prima banca tuttora è un credito cooperativo, per assurdo. Per cui hai ragione Mirko, hai fatto bene a consigliare appunto i piccoli Luca, crediti. parliamo della confidenzialità e parliamo della condivisione, che sono due elementi fondanti di Osa. Cioè, cosa significa stare a fianco di un imprenditore, di altri imprenditori, potersi confidare, potersi scambiare con qualcuno che sai che ti capisce? Ah, è molto, molto importante. Io faccio allora, premesso che la mia attività, benché uno pensi che alla fine siamo un'azienda che produce filtri, in realtà per fare dei filtri, per produrre degli impianti, ci ruota attorno tantissimi argomenti, tantissime cose. Cioè, non è, cioè fare impianti non è un produrre in serie qualcosa, no? Per cui a me quotidianamente vengono idee, capitano problematiche e di conseguenza vado a ricercare, nei cavalieri Osa come me, qualcuno che mi possa dare una mano. Adesso recentemente stiamo cercando di noleggiare i nostri impianti, per cui mi sono rivolto a, per esempio, Vincenzo Greco Manuli di Agreco, che lui è un super esperto di noleggio, che Certo. ovviamente mi ha dato tutte le informazioni del caso facendo i miei interessi e non quello, diciamo, di un professionista che punta semplicemente a fatturare, no? Tuoi interessi, ovviamente. Ecco, la categoria di professionisti noi la vivisezioniamo, giusto, Luca? La vivisezioniamo e diciamo: se venite in Osa, dovete darci valore. Poi noi decidiamo se siamo interessati al vostro servizio, alle vostre skill, al vostro know-how. Ma se venite in Osa, dovete solo darci valore. Giusto, Luca? Sì, esatto, è proprio così, anche perché il fatto di dare valore in qualche modo poi te lo fa ricevere, ma se nessuno desse valore, purtroppo non sarebbe Osa, per cui è una prerogativa secondo me della community. Ma sai perché secondo me abbiamo questo successo? Perché, attenzione, amici che ci state guardando, una community che passa da 20 a 300 in 3 anni, e quest'anno chiuderemo a 400, voglio dire, significa che c'è sostanza sotto, che c'è veramente consistenza. Ma noi diamo in abbondanza, lo dice sempre Alessio Brusemini, che è l'altro fondatore, cioè diamo in abbondanza vuol dire che uno ha un problema o ha una questione o ha una semplice domanda, diamo, 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 diamo. Non pensiamo qual è il mio interesse, qual è la mia convenienza, qual è la mia, cioè, che è sempre quello che ci interessa. Se volete venire una sera in Osa, voi che state guardando la diretta del sabato mattina, sapete che c'è un bonus. Questo bonus è un ospite mio e di Luca Greco in questo caso, per venire a una serata. Però attenzione, fate questa scelta solo se siete imprenditori, se avete un'azienda, se avete dei collaboratori, perché tante volte magari uno rimane deluso, dice non posso entrare, è perché la community è fatta di imprenditori ed è fondata su questo, voglio dire, no? Quindi è importantissimo entrare in un ambiente dove c'è veramente tanto, tanto, tanto valore, insomma. E poi weekend, Luca, i nostri weekend, che ce ne sono 3 all'anno, ma sono stratosferici. Vogliamo spendere 2 parole. Secondo me solo il weekend Osa vale tutta Osa, ecco, mettiamola così.
E adesso purtroppo mancherò al prossimo weekend che farete a Matera, purtroppo Sì, c'è la semplicemente fiera. ho la fiera gli stessi giorni, ma proprio gli stessi, cioè non posso nemmeno prendermi un giorno. Per cui vabbè, questa volta salto, mentre i weekend scorsi, da quando sono iscritto, li ho fatti tutti, non ne ho saltato uno e ho anche incitato altri cavalieri a venire appunto ai weekend Osa, proprio perché si sale di livello, ovvero ci si conosce meglio e si diventa in qualche modo più intimi anche a livello personale, non solo professionale. Sì, direi di sì. Sempre Diego chiede se c'è un minimo di collaboratori. Sì, noi abbiamo fissato entrata in osa un minimo di collaboratori di una decina. Intanto non dipendenti, ma collaboratori, quindi gente che collabora con l'azienda, voglio dire. No, poi non siamo insomma, gli esattori delle tasse di una volta, no? Se uno ha l'importante è avere dei collaboratori, ecco. Se uno si presenta da solo, che non ha azienda, non ha struttura, non può essere un membro di Osa. Insomma, questo è il. Questo. Quando sarà il prossimo weekend? Il prossimo weekend è a Matera, nella Puglia, quindi in Val d'Itria. Sarà il 29, il 30 e il 31 di marzo e faremo un esperimento di ristrutturazione della parte interna dell'imprenditore. Un esperimento di PNL molto, molto interessante. Poi Luca te lo racconteremo e a luglio, quando faremo il prossimo weekend, magari lo ripeteremo se sarà di grande successo, insomma, questo discorso qua. Quindi dentro a Osa c'è gente come Luca, c'è gente come Vincenzo, c'è gente come Walter, c'è gente, imprenditori comuni, quelli che costruiscono l'Italia, quelli che mandano avanti l'Italia. Questa è la nostra forza. E Osa è dedicata alle PMI, non ci sono grandi aziende dentro. Le grandi aziende hanno il loro budget, hanno i loro ambienti, hanno Confindustria, hanno tutto questo mondo. Noi vogliamo PMI, giusto Luca? Sì, esatto, proprio così. Anche perché le PMI, alla fine, numericamente in Italia, sono quelle che portano avanti la vera economia, no? E sono quelle con cui tutti i giorni ci si raffronta. Perché io, per esempio, quando devo costruire un impianto e mi servono, che ne so, alcuni componenti, questi componenti non arrivano mica dalla Fiat o da FCA, ma da un'altra piccola PMI che in qualche modo produce queste cose, per cui è assolutamente vero, Mirko. Senti, vediamo, facciamo una call to action sul libro. Fargli comprare il libro. Ce l'hai lì a portata di mano il libro, Luca? Sì, ce l'ho. Allora, innanzitutto dovrebbero tutti quanti comprare il libro. Semplicemente perché, vediamo se riesco a farvelo vedere, ci sono io. Pagina, ecco, pagina 140, 140, 141. in Osa ogni anno scriviamo un libro nuovo. Questo è i 57 che ce l'hanno fatta, atto secondo. Ma nel 2019 ci saranno un altro tot di imprenditori che scriveranno un altro libro. Ognuno scrive nell'eccellenza le proprie cose che sa fare meglio, diciamo. E quindi anche questo. La scrittura, la partecipazione, la scrittura di un libro è un'esperienza nuova, giusto Luca? Che è stata fatta e. Molto, molto interessante perché in realtà non è una cosa scontata. Il fatto, io per esempio, vabbè, ho dovuto capire dentro me stesso che cosa posso dare agli altri e mettendolo poi per iscritto, no? E mi sono accorto che alla fine io sono un innovatore, ovviamente si parla del mio settore. Il fatto di doverlo mettere per iscritto in qualche modo certifica questa cosa, ma soprattutto a livello personale, cioè non è tanto un discorso di dire ah sì, bravo Luca che ha messo giù i suoi 7 punti cardini per innovare, però il fatto di averli messi giù in qualche modo te li imprimi dentro, no? E questo ti porta in qualche modo a migliorare, a continuare a fare meglio, no? Eh sì, Quello che stai facendo. direi proprio di sì. Riepiloghiamo, Luca, le prossime serate Osa per gli amici che stanno ascoltandoci. Allora, come
Questa, la settimana entrante, saremo a Roma, OSA a Napoli, OSA Sud il 20 marzo, quindi mercoledì 20 marzo, e parleremo di come trovare nuovi fornitori attraverso il web e parleremo di quale forma giuridica scegliere in base alla tassazione, in base a tutta una serie di parametri quando dobbiamo costituire un'azienda. Il giorno dopo saremo a OSA Centro, Roma, la capitale, e parleremo di aspetti tributari molto delicati, parleremo di Internet of Things e parleremo di come aumentare il proprio fatturato con il digital marketing. Mentre il 25 di marzo, lunedì, non questo, l'altro, saremo a OSA Sicilia, a Catania, e parleremo del marketing che ti sputtana, il marketing che non va bene e che ti gioca contro rispetto a invece favorirti. Poi parleremo di un portale nuovo che si chiama Compensiamo e che serve a compensare debiti e crediti delle aziende fornitrici e clienti della stessa filiera. E quindi il 2 di aprile saremo a OSA Nord-Ovest, Milano, la sede storica. Parleremo dell'effetto della 5G, parleremo di crowdfunding, andremo in sala il maggiore esperto italiano di crowdfunding, come raccogliere soldi dalle varie piattaforme, è molto interessante. E parleremo sempre di gestione della forma giuridica delle aziende. Infine, l'8 di aprile saremo a OSA Nord-Est. OSA Nord-Est parleremo del penalista d'impresa, parleremo del welfare aziendale, come premiare i nostri collaboratori senza che il costo diventi un costo moltiplicato 2,5, parleremo dell'accessibilità del credito online alle piccole e medie imprese e parleremo di Alexa for Business. L'11 di aprile in Sardegna, OSA Sardegna, parleremo di credito agevolato, parleremo di lezione pratica su come vendere su Amazon e parleremo di aumento della resilienza emotiva e fisica dell'imprenditore. Come vedete, amici che ci state guardando, la storia di Luca è la storia di tanti di noi, siamo in 300 ormai, avete visto un imprenditore giovane, brillante, avete visto una persona che ha le idee chiare, ma che in OSA ha trovato le cose che gli mancavano per completarsi fuori dal suo business, perché nel suo business è già molto bravo, ognuno di noi è bravo nel proprio business, non ha bisogno di informazioni su quello, ma per il resto OSA penso che faccia un buon lavoro. Giusto Luca? Ho sentito bene? Bene. Allora, signori, vi salutiamo ogni sabato mattina alle 11, puntatevi sull'agenda questo appuntamento, condividete questa puntata di questa mattina, 52 puntate annuali sulla storia di imprenditori che hanno fatto l'Italia. Da parte mia, da parte di Luca Greco, buon sabato e buon weekend. Ciao, ciao a tutti.